Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Siamo allora così, The Billy's Band, Flip Flop and Fly, ci hanno fatto veramente divertire. Sì, ragazzi, sono veramente strepitosi. Poi vestiti di rosso erano una forza. No, ma è proprio questo genere che, a parte che ci accomuna qualcosa, tutto il rosso, tutto, no? Tutto il rosso, naturalmente. E poi il movimento, è poi proprio il genere che... Calcola, nell'arco delle 24 ore della giornata e della notte, perché questo spettacolo andrà sempre in rotazione per 24 ore. Quindi saranno sempre tutti in movimento. Tutti in movimento. L'importante è, ricordatevi, di sintonizzare i vostri televisori sul canale 86 di Guan TV, seguito dal 679 e dal 71. Sono i tre canali magici della famiglia Guan, dove ci troverete a ogni ora del giorno, della sera e anche nel cuore della notte. Quindi, quasi sempre, insomma. Quasi sempre. E salutiamo pure Osvaldo e Maria Luisa, che ci seguono sempre alle 3 di notte. Sono fedelissimi, probabilmente lavorano in notturna e seguono il nostro spettacolo. Bravi ragazzi. Allora, proseguiamo naturalmente con la nostra parata. Ancora una volta li abbiamo presentati prima, è giusto che chiudano anche questo angolo. Sono sempre i Milk and Coffee, avevamo sempre detto il primo successo all'inizio con Giambo Galanga dell'estate 2015. Giambo Galanga, che è un pezzo proprio, sì, eh. Sì. Ma ce n'è un altro che farà un grandissimo successo. Devo dire successo. Che questo io l'ho ascoltato e ho avuto modo di ascoltarlo, è veramente bello. Anche e ti ho visto pezzo. Interessantissima. Sì, è bello. Interessantissima. Infatti questo pezzo si intitola Sole, Sole. E ce lo godiamo dalla prima all'ultima. Cara Daniela Minniti, sono emozionato nell'averti al mio fianco. Ma dai, come presentatrice, sei ottima. No, ti è piaciuta la sorpresa che ti abbiamo fatto? Sì, con mi è uomini piaciuto, l'uomo sì, forte sì, più forte no. Di me. Sono veramente contenta. Certo. Sapevamo che ti piaceva questo brano, per cui abbiamo grazie cambiato Pino, in corsa. Grazie Pino, allora, che ti devo dire? Abbiamo grazie, cambiato in corsa. Tu tranquillamente hai preso il palinsesto, c'era cioè scritto un'altra canzone, e giustamente. Infatti, è così. Che però ci riserviremo di dedicarti prossimamente in un altro appuntamento lì, di Note sotto le stelle. La prossima artista chi è? Invidiamola subito, però dobbiamo subito, chi è? Non lo so io. Lo so io, no. Sei te. No, questa è adesso una sorpresa. Adesso rientro proprio nei miei panni. Senti, allora, sono tre puntate di Note sotto le stelle, vado dal mio funk. Grazie a Guerra che mi ha. Adesso la sorpresa sono io. Isabella sì. Pasquali, adesso la sorpresa sono io. Daniela Minniti, adesso la sorpresa sono io. Nel tuo ruolo quello, no, proprio quello autentico che mi si addice, che ti si addice, che mi rappresenta. Quanti, che mi rappresenta. Da quanto tempo è che Daniela Minniti è sulla scena della canzone? Allora, guarda, da bambina, Roberto, perché ho cominciato a 7 anni, quindi a 7 anni già facevo le varie feste canore, compreso anche lo Zecchino d'Oro e tutte le feste di piazza, già. E quindi da lì ho inciso dei dischi, ho fatto il film da protagonista con Paolo Villaggio. E come no, ce lo ricordiamo tutti. Certo. Pubblicità in televisione, Alemagna, tante cose ho fatto, ma già da bambina con mia madre che mi spingeva a fare tutto. E poi abbiamo in l'ho coltivata questa cosa, perché ecco, vedi, e poi in famiglia Minniti abbiamo un altro grande artista, se abbiamo non vado errato. Bruno, mio fratello, Bruno Minniti, anche lui attore, principalmente attore, anche cantante molto bravo. Esatto, anche re dei fotoromanzi, se non re dei fotoromanzi, beh, molti re ci sono stati. Sì, però lui è stato un protagonista molto, molto presente. Esatto. Molto... La domanda che ti fanno tutti di rito, più canzone italiana o più canzone romanesca, Daniela? No, guarda, più canzone folcloristica. A me piace tutto ciò che è movimentato. Certo, poi c'è anche la canzone più tranquilla dentro il mio repertorio, sempre romana o non romana, però sicuramente canzoni che mi fanno muovere, dai. Che ti fanno muovere, ne non sappiamo, riesco a stare ferma quando ne sappiamo canto. Qualcosa. Le trasteverine, la ruba d'oro.
miei piedi, i miei poveri piedi sono testimoni. Perché stavo vicino a te. Ma 18 di 18, 20. Ma che tacco? Il tacco. No, 18, 20 no dai, però... non ci provare. È il tacco giusto, dai. È il tacco giusto, sì, il mio piede l'ha sentito tutto. Allora, prossima artista in gara. E la prossima artista è bassa. Chi abbiamo? Pino Scavo? No, Pino no. Adesso una chi? Bruno Filippini, nemmeno. Dopo. Adesso chi c'è che non me lo ricordo? Me lo devi dire tu chi c'è. Te lo devo dire io. Non ho nemmeno la scaletta, l'ho appoggiata da dietro. Guarda caso. Ma c'è Daniela Minniti, giustamente. Cedo il microfono. Grazie. E il brano? Ritornando a Roma, le bellezze di Roma, a Roma di un tempo, io canto Roma com'era. Com'era Roma? Bella. Peccato che qualche ancora cosa bella. È bella, ma qualcosa si è perso. Però questa canzone un po' lo spiega. La ritroviamo sulle note del pentagramma insieme alla bravissima, grazie, naturalmente, Daniela Minniti. Grazie. Con la brocca in testa, Anna veno cantando alla fontana. Ogni giornata qui era una festa. Roma mia bella, Roma mia lontana. Roma sei sempre quella, puro si sei cambiata, e sei mutata l'abito, e sei modernizzata. Io ti riconosco, puro si sei nascosta, giochi a nasconderla, lo stai a apposta. Abbiamo ascoltato così un angolo della nostra Roma, Roma com'era, con la bravissima Daniela Minniti. Grazie. Tutti a cantare là dietro le telecamere. Hai, ma era un omaggio a Roma, mica a me. Hai immortalato Roma e naturalmente tutti presi dalla tua meravigliosa canzone, naturalmente. Ringrazio tutti. Che poi fa parte del tuo vastissimo repertorio. Sì, sì, certo. Questa è una canzone scritta da Lanfranco Gianzanti, un autore potente. Con le canzoni romane, sì. Eh sì, si è capito in pieno dai versi che recitavi e che cantavi sulle note del pentagramma. È andata anche questa puntata di Notte sotto le stelle. Ringrazio tutti voi per l'ascolto prestato, per la pazienza avuta. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento, e un ringraziamento caloroso e affettuoso tutto quanto per la carissima Daniela Minniti. Grazie a voi, che ha avuto la pazienza di essere vicino a me. Grazie. Grazie a tutti voi. Che ha eseguito come tutti gli artisti delle ottime canzoni, siete stati uno meglio di un altro e abbiamo visto che ci sono già tantissime richieste. Una gran bella puntata, direi. Esatto. Grazie ancora a Daniela Minniti.